È stato detto che l'astronomia è un'esperienza che ci riempie di umiltà. Pensare al nostro posto nella galassia ci rende umili. Alzare gli occhi al cielo è qualcosa che ci fa soltanto bene, perché ci ricorda che siamo infinitamente piccoli. Sembra di essere sull'Enterprise di Star Trek. In realtà mi trovo presso il Centro Radioastronomico di Medicina, a circa 30 km da Bologna. Questo osservatorio, che ospita due grandi radiotelescopi, è un'eccellenza scientifica internazionale, unica in Emilia-Romagna e fra le poche a livello nazionale. Questo è un radioosservatorio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Vuol dire che ci occupiamo di astronomia, osserviamo l'universo, ma lo facciamo nelle onde radio. Quindi abbiamo delle grandi antenne anziché dei telescopi classici. E studiamo tutto, nel senso che in giro per l'universo ci sono tantissimi corpi celesti e tantissimi fenomeni che si manifestano tramite le onde radio. Spaziamo dal nostro Sole, di cui studiamo i fenomeni e l'evoluzione, fino agli oggetti più lontani che conosciamo ai confini dell'universo, come possono essere per esempio le lontane radiogalassie e i quasar. Dipende molto dall'attualità scientifica del momento, comunque sono veramente numerosi i fenomeni che si manifestano a noi mediante le onde radio. Questa è la Grande Croce del Nord, il primo radiotelescopio italiano inaugurato nell'ottobre del 64, 1964. Un'opera pionieristica per i tempi e ancora oggi uno dei radiotelescopi più grandi al mondo. Ancora in funzione, anzi in fase di ammodernamento. Già vedete che ha un aspetto un po' particolare. In realtà è quello che si chiama un interferometro, cioè un insieme di tante antenne che osservano a bassa frequenza, parliamo di 408 MHz, e infatti non sono ricoperte di pannelli di alluminio, ma lo specchio riflettente è composto da fili. Fili di acciaio che si vedono a malapena e assomigliano un po' a un'arpa, ma sono perfettamente in grado di riflettere l'onda radio che vogliamo ricevere. È stata usata in passato per tanti progetti di ricerca, adesso è tornata, così alle luci della ribalta, per il monitoraggio della spazzatura spaziale, che è un grosso problema per chi investe in satelliti, per esempio, comunque in generale nell'attività spaziale, e in questo contesto è la componente ricevente di un radar, quindi c'è da qualche parte un'altra antenna che trasmette onde radio verso il cielo, gli oggetti che si trovano in orbita sopra di noi riflettono queste onde radio e la Croce del Nord, con i suoi abbondanti 30.000 metri quadri di superficie, è uno strumento perfetto per poter osservare l'eco che ci arriva da questi oggetti e tenere sott'occhio. Questa è la parabola da 32 metri, compie 40 anni quest'anno. È stata inaugurata nel 1983. Lavora in parte come strumento singolo e in parte è inserita nella rete internazionale che si chiama VLBI, Very Long Baseline Interferometry, che ha antenne in giro per tutta Europa e non solo. Si occupa di progetti di diverso tipo che vanno dal monitoraggio del Sole fino allo studio dell'acqua, della molecola d'acqua per esempio in ambienti circumstellari, e fino allo studio delle radiogalassie. Dipende molto dai periodi. Negli ultimi due anni, grazie a un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, questa antenna ha partecipato a delle osservazioni radar asteroidali, in collaborazione anche con la NASA. Cosa vuol dire? Che la NASA, che dispone di radiotelescopi dedicati a queste attività e che sono dotati anche di trasmettitori ad alta potenza, sparava onde radio verso questi oggetti che le riflettevano e le antenne europee, in particolare la nostra qui a Medicina, ricevevano il segnale riflesso. Questo consente di conoscere l'orbita di questi oggetti con la precisione più alta possibile e lo scopo è prevedere come si sposteranno in futuro e se costituiscono o meno un pericolo per la Terra. Simona, una domanda che potrebbero fare un pubblico generico: perché questa ricerca? Che senso ha spendere tutte queste energie lavorative, economiche, per indagare un mondo che è così infinitamente lontano e anche intangibile? È una domanda che in effetti ci fanno ed è giustissimo porsela. Okay.
Allora, il primo motivo è rispondere alla nostra curiosità di esseri umani. Quindi la scienza come primo valore produce sapere, produce conoscenza. Insito in noi. Insito in noi. Noi siamo animali curiosi. Siamo abituati a voler capire, a voler conoscere e poi questo ci porta anche delle conoscenze pratiche, delle utilità pratiche. Per esempio, noi per svolgere la nostra attività di ricerca abbiamo bisogno di tecnologia di altissimo livello, molto spesso anzi progettiamo e produciamo nuove tecnologie ma anche nuovi strumenti software per esempio, e questo quindi può avere nel medio e lungo termine delle ricadute anche a livello più commerciale, quindi raggiungere poi la nostra vita quotidiana. Questo sembrava averlo capito bene Marcello Ceccarelli, il padre della radioastronomia italiana, che fondò questo osservatorio nel 1964. Nel suo libro, che racconta di una vita dedicata alla scienza e alla ricerca, scrive: «Per noi questo telescopio è un po' come una casa, costruita con dei sacrifici, per noi, per gli amici e per i figli. Girare per mesi e mesi alla ricerca di un pezzo di terreno, passare le sere fantasticando su mille progetti diversi. Poi viene la prima notte nella stanza del ricevitore. Si scopre che qualche finestra non chiude bene, che il tetto lascia passare un po' di umido, che l'albero di sincronizzazione si rompe continuamente, ma si scopre anche che i nuovi preamplificatori sono una cannonata e che c'è un posto imprevisto e meraviglioso per il tavolo del ping pong. E così questo immenso occhio comincia a guardare nelle profondità dello spazio, forse proprio a 100.000 milioni di miliardi di chilometri. E noi comprendiamo che in fondo, come tutte le cose fatte dall'uomo, esso serve soltanto a guardare dentro di noi».